Questa serie di video contiene materiale randomico recuperato da un paio di pescati di poche ore che abbiamo provato a fare in cerchio prima dei grandi freddi. Era il periodo in cui Mick ha cominciato a lavorare e non riuscivamo mai a far coincidere gli orari e a riuscire a fare una pescata in cerchio degna di nota. Abbiamo quindi sperimentato queste pescate veloci. Però poi ci siamo arresi, perché era fisicamente impossibile riuscire a fare un buon video e una buona pescata nell'arco di 3 ore. Però, dato che un fan è venuto a trovarci e comunque sono venute fuori delle belle catture, ho pensato di farvi questa raccolta di materiale random. Buon divertimento! Pepe, è arrivato il barbo, è arrivato ragazzi, il primo barbone, barbissimo, enorme, enormous, aiuto. E ora sta arrivando anche Michael a darci una mano, questo è il barbo, ma che barbo, ma che barbone. Ma ragazzi, lo slamiamo in tutta tranquillità sul materasse. Ora abbiate pazienza che sto cercando di rendere il tutto fruibile all'utenza. C'ho anche attaccata la, eccoci qua, così si dovrebbe vedere, vai, e ci siamo. Allora, primo barbo della giornata dopo aver strappato, mi sono appena fatto male, dopo aver strappato 2 pescioni. Ci bagniamo le mani e che culo preso in punta di bocca. Allora, tanto lo tiriamo tutti i fili a giro, eccolo qua, che se no poverino rischia di rovinarsi la pinna. Ora vediamo la boccuccia. Allora, prendo uno slamatore, slamatore preso, è il momento di slamare questo bel barbettolo, eccolo qua. E ragazzi, siamo un pochino robusti oggi per riuscire a strappargli dagli intrichi, eccolo qua ragazzi. Opa, primo barbettolo, ecco barbo, bello vero? Opla,
Michael, andiamo, muoviti che qui ci sono Barbie. Beh ragazzi, adesso gli andiamo a ridare la libertà. Beh ragazzi, opla, ci inginocchiamo, stanno attenti al telefono e siamo pronti a dare la libertà. Io il telefono però ragazzi, sai che c'è? Per sicurezza lo saluto un 5 minuti perché là. E siamo pronti a dare la libertà anche a questo splendido barbo. Eccolo qua, che ha combattuto strenuamente per la sua libertà e questa volta però abbiamo vinto noi. Eccolo. Eccolo qua. Spero che si veda. E se ne riva fra le alghe. Io lo riprendo quasi quasi. No, si fa di più. Sì che si fa di più. No, e se ne va. Ciao Barbo! Barbo! Ciao ragazzi, vediamo. Si presenta. Questi ragazzi li avete già visti all'Eco Lago e oggi vengono qua. In cerchio per cappottare per ora no, dai. Questo è il cerchio di oggi. Sì, effettivamente. Vabbè, però siamo stati anche a Bolognana e non era. Detto questo, non riuscivano a trovare il modo di arrivare qua. Abbandonati. Meno male che c'ero io mezzo nudo. Che bello, deve essere stata una grande immagine. No, mi hanno mica. Detto questo, ragazzi, siamo a fare il secondo. Avete già visto una cattura, siamo qua a fare il secondo giorno, 2-3 ore, sono quasi le 3 del pomeriggio. Io sono arrivato più o meno all'una e mezzo, le 2. Sono arrivato ora perché lavoravo. Lavorava, infatti. Ieri lavoravo io, quindi ci siamo un pochino. Ieri l'altro lavoravo io. E niente. Ieri diciamo che era improponibile. Ieri era improponibile perché la domenica c'era tipo 15 pescatori qua. Vergognoso. Beh ragazzi, che dire, andiamo in pesca. Per l'ennesima. Sono sempre incollati da ieri. No. Ah. Questi no, da ieri. Allora, questi però sono un po' nerini, di 3 giorni, direi. Sono abbronzati. Saresti anche tenderino. Vai, incolliamo il bigatto. Facciamo rivedere, abbiamo fatto vedere anche l'altro giorno. Sì, so. Quindi se non volete skippate alla parte successiva che è al minuto, non lo so. Vai. Skippate anche. Saltate nel video, skippate. Lei lo sa che segue i mates. Skippate cosa significa? Andrà avanti. Visto? Non lo sai te che sono youtuber, vergognati. Ma io che youtuber sono? E vergognati! Sei te lo youtuber. Dai. Allora, si inizia inumidendoci la mano e di conseguenza appoggiandola su bacini si trasmette l'acqua a questo. Si tende a inumidirli diciamo un pochino tutti. Esatto. Poi. Io ti compro la Treccani ora, Dobbiamo aumentare il tuo lesso. Si inizia dando un po' a sali folla, come si è detto sabato. Cioè qualche minuto prima. No, tanto sarà qualche giorno che questo verrà a parte. Tutto uno. No, faccio il video sempre in 3-4 quarti. Sì, vabbè. Bisogna vedere quell'altro quanto girato ci è venuto. Soprattutto la mia parte. Sì, che non sapeva, allora, ragazzi. Non sapeva che la action cam che usiamo a Guadino non riprende l'audio. E lui molto probabilmente parlava così davanti alla. Poi dopo lo vedrai perché ti ho detto questo. Te ne accorgerai adesso. Perché frullava anche un po' quando eri in cattura. Sì. Frullava molto. Non me l'aspettavo. Comunque si continua inumidendo finché non si ottiene la giusta consistenza. E qual è la giusta consistenza? Quella che vedremo tra qualche secondo. Vai. E siamo giunti alla consistenza desiderata. Sì. Abbiamo chiamato un professionista, ce l'ha incollato. I gattini che comunque rimangono vivi e vitali, e però non rimangono né attaccati alle mani, come si spera. Né attaccati. Ah, c'è una bimba, scusa. Non posso essere volgare. Se no mi vado in YouTube Red. E vuoi andare a pescare dopo esci. Andiamo, vai. Andiamo.
Non mi sta dando una presa, ma il nostro nuovo pescatore di fiume subito in cattura, attenzione! No, credo mi abbia dato anche a me. No, io ho preso un palo. La mia o sei incazzata da qualche parte? Eh? Non è un barbo. Ci sta che sia un barbo. Guarda lì, questa qua si è incazzata da qualche parte. Te l'avevo detto di forzarlo. Col 18 sai. Vai ragazzi, proviamo a staccarla. Aperto l'arcano. L'arcano è che ci siamo agganciati. Quindi, ora io prendo il guadino, gli ho aperto la frizione così perlomeno almeno lui il pesce lo recupera. Primo barbo. Primo barbo della tua vita? Sì. Sai che Michael ha appena ha messo male la telecamera. Porcani. Arriviamo ragazzi! In cattura! Guarda, ma è lì ma un piano. Secondo me se te che hai preso una pianta qualcosa. Io ho preso. No, è un bel barbo! È un bel barbo! È un bel barbo! Guarda, io gli vado incontro, però più di tanto. No, qualcosa riesco a fare. Come sempre ragazzi mi ritrovo ad andare. Aiuto a fuoco! Sì, ora si spiega il perché. Praticamente. Io non lo so come. Cioè il mio filo è dietro. Ok, però abbiamo recuperato il mio pasturatore. Si è strappata la mia lenza. Però abbiamo recuperato anche il mio pasturatore e tutto, vai. C'è il filo sopra. Dove? Dove ce l'ho sopra? Tanto ormai è. Il filo è il mio è libero. Si è strappata la montatura. Bene ragazzi, andiamo a riva con questo bel barbo. E ci siamo. Intanto che la telecamera è qui, puntata sul nostro eroe, io vado a recuperare. Che è successo? Fotografica. È successo un casino di quelli. Ok. No, il casino sembra un casino ma non è un casino. Semplicemente la mia lenza, puoi buttarla lì. Okay. Oh cazzo! No, mi mettiamo il telefono nell'acqua. Sì. Che telefono è? Era un telefono. E facciamo vedere questo splendido barbo alle telecamere. Io direi che come prima cattura in fiume della tua vita ci puoi stare, no? Ora per fare il bravo pescatore tu dovresti tenerlo così, mettiti basso, se no cioè? Ti metti in ginocchio. Io ho girato di qua perché c'è la luce, se ti fa la foto se non mi finisce. Mettiti giù e il primo barbo c'è, facciamogli la foto. E ci siamo, e ora è il momento della libertà anche per questo splendido barbo. Là, tanto decide lui, ma se ne va. Direi che non serve l'ossigenarlo. No. Insomma, l'emozione della prima cattura in fiume. È stato un casino all'inizio, però dai. Prima volta in fiume. Secondo lancio. Primo incastrato. Subito barbo, ma ha sfatto la montatura a me. Mamma mia. È proprio di DP. Che devasto. È di segnale di pesca. Bene, torniamo in pesca e vediamo di fare qualche altra bella cattura. Ah sì, intanto ho fatto fuori un altro telefono. È rimasto qua, mi sono bagnato e Veronica ha rotto un telefono. Ciao ragazzi.